Ciao a tutti, benvenuti nella cucina di Guido. Oggi andremo a fare un bel secondo a base di carne e funghi. Facciamo un arrosto di maiale con i funghi porcini. Chiaramente l'arrosto lo faccio al forno. Ok, andiamo con questi pochi ingredienti, ma di un'ottima ricetta e di un ottimo gusto. Ok, andiamo subito con gli ingredienti e con il procedimento. Ed ecco gli ingredienti di oggi. Allora, abbiamo un bel arrosto di maiale, una bella lonza, guardate qua, già legata, abbastanza magra. Un po' di rosmarino, dell'aglio, olio extravergine, sale e pepe, un buon vino bianco secco e dei bei porcini. Questi sono dei porcini che ho trovato io l'annata scorsa, li ho congelati. Però sono buonissimi. Ok, andiamo subito avanti con il procedimento. Allora, una bella teglia rettangolare in questo caso, metto un goccio d'olio, facciamo riscaldare, andiamo a mettere l'arrosto nella teglia. Ho messo l'arrosto in questa teglia per fargli fare una bella sigillatura. Vedete? Giusto un minuto per ogni lato. Non vi preoccupate, non si brucia, ma per fargli fare la sigillatura della carne, così tutti i succhi che contiene all'interno la carne non fuoriescono durante la cottura. Abbiamo fatto fare la sigillatura su tutta la carne e adesso andiamo a mettere gli ingredienti. Dopo aver fatto la rosolatura della carne, andiamo a mettere un po' di spezie e un po' di aromi. Allora, metto 2 ramoscelli di rosmarino, andiamo a metterci un po' di pepe, un po' di sale. Serve. Mettiamo un buon olio d'oliva e per completare aggiungiamo un bel mezzo litro di vino bianco secco. Lo giriamo lentamente per fare amalgamare tutti gli ingredienti che abbiamo messo, così il sale, il pepe, il vino, l'olio, si mescola tutto. Abbiamo un liquido più uniforme. Ok, adesso andiamo a infornare a 180 gradi almeno per un'oretta, un'ora, un'ora e mezza. Poi, in base alla cottura, ci regoliamo noi con il tempo. Allora, intanto che l'arrosto sta cuocendo nel forno, andiamo a prepararci già i funghi. Io i funghi li faccio a parte in padella. Una volta cotti li unisco insieme all'arrosto. Mettiamo 2 o 3 spicchietti d'aglio. Facciamo insaporire l'olio con il profumo dell'aglio, vedete? Quando incomincia a fare le bollicine, l'aglio sta scaricando il suo sapore nell'olio. Ok, andiamo a buttarci dentro i porcini. Ricordatevi, quando prendete i porcini o qualsiasi altro tipo di fungo congelato, non fateli scongelare del tutto, perché altrimenti diventano molli. Adesso li facciamo cuocere lentamente. I funghi stanno cuocendo lentamente. Ricordatevi che l'importanza della cottura dei funghi è che deve assorbire tutto il liquido che i funghi, diciamo, hanno al loro interno, nel loro interno. Perché il fungo, siccome è fatto la maggior parte di una grande quantità di acqua, deve essere eliminato con la cottura molto prolungata, perché alcuni funghi, come
come l'ho già detto in altri video precedenti inerenti ai funghi, hanno delle tossine termolabili. Anche i funghi commestibili di solito hanno delle tossine. In base a queste tossine ci vuole il tempo di cottura giusto per l'eliminazione. Tossine termolabili significa che vanno via con una cottura molto prolungata. In questo caso non sono dei porcini, però quando si cuociono altri tipi di funghi, tipo i chiodini, i piopperelli o altri funghi, diciamo, che hanno bisogno di una cottura, queste tossine vanno via con la cottura che sia molto prolungata. Ok, questi hanno ancora bisogno di una cottura di 5 minuti e sono pronti. Siamo quasi giunti alla fine di questa cottura di questi meravigliosi funghi e non vi dico che profumo che c'è in tutta la cucina. Io adesso vado a togliere l'aglio perché si può confondere con i funghi e dopo abbiamo una brutta sorpresa. Hanno assunto un colore. Ricordatevi di non farli troppo bruciacchiati, altrimenti perdono tutto il gusto e il sapore che il fungo contiene. Andiamo a salare anche i funghi. Andiamo sempre ad assaggiare. In caso di mancanza di sale aggiungiamo, meglio aggiungere perché una volta che è salato non si può più togliere. Io sono del parere meglio aggiungere che togliere. A togliere sarà molto difficile. I porcini sono cotti. Ecco qua, questo è il colore che devono assumere i porcini a cottura ultimata. Andiamo ad aggiungerci un po' di prezzemolo. Facciamo amalgamare il prezzemolo con i funghi. Allora, intanto che l'arrosto si sta cucinando, io volevo dedicare un minuto di attenzione per quanto riguarda la commestibilità dei funghi. Io quando cucino dei funghi voglio una certa sicurezza sia per me che per gli altri che mi seguono. Allora, il sottoscritto ha un'esperienza di commestibilità, di ricerca, di conoscenza sui funghi di circa 50 anni. Quindi a volte solo un libro non basta per conoscere dei funghi. Ci vuole molta pratica, molta conoscenza. Io oggi ho fatto dei funghi porcini che voi, come potete ben vedere sul mio canale, ci sono tante ricette a base di funghi. Ma io uso soprattutto funghi porcini, chiodini, piopperelli, che raccolgo io personalmente. Quindi il mio consiglio che vi do è: fate attenzione, se qualcuno vi regala dei funghi freschi, altre qualità di funghi, di fare molta attenzione nel soggetto che ve li regala. Cioè, nel senso che questa persona che vi dia questi funghi o quant'altro, sia molto esperto, diciamo, nella commestibilità di questi funghi, perché con i funghi fate attenzione che non ci scherza. I supermercati chiaramente vendono dei funghi già precotti, surgelati, freschi, chiaramente sono già più controllati, quindi non c'è pericolo. Ho anche un libro che io, diciamo, ho studiato su questa tipologia di funghi. Come potete vedere ci sono centinaia e centinaia di qualità di funghi, sia commestibili che non commestibili. Però, come non voglio essere ripetitivo, non voglio essere assillante, però fate molta attenzione, perché con i funghi non ci scherza. Ok, che dite? Andiamo a vedere l'arrosto se è pronto? Andiamo? Ok, andiamo. Ecco qua, l'arrosto è già a metà cottura. Sta prendendo un ottimo colore. Chiaramente dopo lo vado a girare, così lo faccio cuocere su ambedue le parti. L'arrosto è pronto, è stato in forno circa un'ora e mezza. C'è un sughetto che è fenomenale. Vado a prendere i funghi e vado a metterli sopra. Mettiamo tutti i funghi
Guardate che bello, eh? Mamma mia, che profumo! Adesso lo lasciamo ancora 5 minuti nel forno, così si insaporisce con il sapore dei funghi e il sapore dell'arrosto che viene miscelato tutto i due sughetti uniformemente insieme all'arrosto. Ecco qua. Adesso andiamo al taglio. E lo andiamo a impiattare. Guardate che bel sughetto che c'è. C'è un profumo. Ok, andiamo subito al taglio e vediamo la cottura di questo meraviglioso arrosto di maiale. Wow. Guardate qua, guardate qua. Guardate che cottura, eh? Una cottura eccezionale. Anche l'interno, vedete? Bello umido. Cottura perfetta. Ricordatevi che l'arrosto va sempre tagliato quando si è raffreddato un pochettino, altrimenti si rompe tutto. Guardate che bello, eh? Il piatto è terminato. Questo è il risultato. Guardate che bell'arrosto con i porcini, eh? Ottima cottura, funghi integri, cotti al punto giusto. Bisogna solo assaggiarli e mangiarli. Che dite? Facciamo un assaggino? Lo so che voi dite, ma mangi solo tu. Va bene, fatela anche voi questa ricetta e vedrete che sarà molto molto buona. Adesso andiamo al taglio della carne, molto tenera, ma veramente molto tenera. Allora, io vado a prendere sia un bel funghetto, io adoro i funghi, soprattutto i porcini, quelli che trovo io. Mamma mia. Guardate i funghi. Ma io non posso fare a meno di non abbinare anche un pezzettino di carne. E secondo voi, no? In un sughetto del genere, come si fa a non fare così? Ditemi voi nei commenti, chi è che non lo fa? Mamma mia, che buona! Sughetto super buono. Allora, anche questa ricetta l'abbiamo portata a termine con un ottimo risultato, un ottimo gusto e un ottimo sapore. Fatela anche voi e fatemi sapere qua sotto ai commenti come l'avete fatta. Perché fatela come ho fatto tutti il passaggio io, ho fatto tutto il passaggio e vedrete che sarete contenti e soddisfatti anche voi. Mi raccomando, se qualcuno non è ancora iscritto, se lo fate mi fa molto piacere anche per far crescere il mio canale, La Cucina di Guido. E mi raccomando, sempre di evidenziare sulla la campanellina, così sarete sempre aggiornati e vi arriverà la notifica per i prossimi video che io posterò. Ok, io mi vado a gustare questo favoloso arrosto di maiale. Lo potete anche sostituire con un arrosto di manzo, come volete. Il procedimento è sempre quello e vedrete che non vi sbagliate. E ci abbinerò un bel bicchiere di vino rosso. Naturalmente ci abbino il Montepulciano, poi ognuno abbinerà quello che vuole. Ok, ci vediamo alla prossima e ciao!